Thank you.
l'ho, e l'ho, e non arrivo. Non arrivo. E con immenso piacere che mi ritrovo ancora una volta qui a presentare questa kermesse speciale qui a Riposto. Parlo della 12ª edizione del Palio delle Botti di Eustachio. Buonasera, quindi grazie a tutti coloro i quali stanno partecipando, vedo numerosi, a questa serata. Vorrei darvi in breve delle piccole notizie in merito al Palio delle Botti, che nasce nel 2003 su iniziativa dell'allora presidente della Proloco di Riposto, Angelo Spina, e di Nello Scalone. Il Palio è nato con lo scopo di tramandare l'arte della costruzione delle botti, un tempo molto fiorente a Riposto, pensate, ben 23 fabbriche di botti. E finora nelle 11 edizioni precedenti abbiamo avuto per 5 volte la vincita della San Pietro, quindi della Matrice, 4 volte il quartiere di Altarello, una volta quello di Carumba e uno di Scaricello. In merito al gruppo di Riposto, posso dire che il Palio è uscito fuori, i nostri ragazzi hanno partecipato anche al Palio delle Botti nazionali, giungendo anche terzi nella tappa di Lanuvio vicino Roma. Inoltre sono stati anche a Belletri, e per quanto riguarda la Sicilia, da ricordare che l'anno scorso la vittoria è stata a Castellumberto e il secondo posto all'Eno Etna di Santa Venerina. A breve vi do anche il regolamento
La gara consiste nello spingere una botte su un percorso attorno a Piazza del Commercio. Ogni squadra sarà composta al massimo da tre elementi, due spingibotti e un'eventuale riserva. La botte potrà essere spinta solo da due spingibotti, l'eventuale riserva potrà partecipare solo sostituendo nell'eventuale gara successiva uno dei primi due spingibotti. Durante la gara le botti potranno essere spinte soltanto con le mani, senza ausilio di gambe e piedi, e non potranno essere portate a spalla, né dovranno essere in alcun modo sollevate da terra, pena la squalifica, né dovranno mai essere lasciate correre da sole. Non saranno ammesse scorrettezze fra i partecipanti o anche da parte del pubblico, e a controllare il regolare svolgimento della gara sarà una giuria composta da persone appositamente designate dall'organizzazione. In merito al regolamento di quest'anno c'è stato un piccolo cambiamento e sarà il seguente: si disputeranno delle manche di qualificazione cronometrate. Alla fine delle manche le squadre con i tre migliori tempi si affronteranno nella finale. Allora, io non voglio prolungarmi assolutamente, anche perché parlare detto in siciliano e i cose longhi sono come serpi. Vorrei a questo punto passare la parola al signor sindaco, il dottor Canagliano, che è qui presente, come al solito presente in tutte le manifestazioni, e quindi cedo la parola a lui. Buonasera, bentrovati. Iniziamo con notare l'inizio alla gara della 12ª edizione. Lui non diceva che, ma tra l'altro è un premio che già si esporta abbondantemente nei comuni vicini. Il giorno 28 saremo a Santa Venerina e poi in altri posti. Quindi è una tradizione che si perpetua, tra l'altro il riposto era anche fabbrica, no? E quindi teniamo questi valori arcaici dei nostri manifatturieri antichi, sempre presenti. Quindi divertiamoci, dopo ci sarà un incontro di nocchio astronomico e poi concluderemo la serata con Maestro Di Pino. Nero, a te il via di quella che è la casa. Grazie, signor Fino. Io comunque, siccome so che è presente, chiedo al dottore Nino Laspina, presidente regionale delle Prologo, di avvicinare qua sul palco per poter dare un saluto. Quindi nel frattempo io che cosa devo dire? Siamo giunti alla 12ª edizione di questo Palio delle Botte, che è una manifestazione che nonostante tutto si fa ogni anno. E tra l'altro quest'anno noi il 10 settembre avremo anche il Palio delle Botte regionale. Quindi verranno squadre da fuori, da Rometta, e per dopo saremo appunto anche a Santa Venerina. E facciamo un'isola. Fino alla spina? Questa volta. Bello. Comunque, non vi vorrei dilungare oltre, quindi iniziamo subito con la gara. E così vi chiedo però concretamente di liberare il percorso. Anche perché quest'anno c'è una novità, la prova è cronometrata. Quindi le botti viaggeranno a una certa velocità. Vi chiedo cortesemente di liberare il percorso. Quindi salire sul marciapiede, cortesemente la strada deve essere libera. Ma poi che è una botte sola, però insomma, si viaggia a una certa velocità. Quindi... Sì, sì. Ok, bambini. Ah no, in senso... Cortesemente liberiamo la strada. No, ah ecco, qua c'è il dottore Nino Laspina. Certo, beh, sì. Eh sì, ritornerà. Sì, però non qua dove c'è la prima cosa. Dove? No, qua si entra. Facciamo anche un applauso perché tutto è presidente rappresenta tutte le cose della Sicilia, quindi... per venire a gustare questa splendida manifestazione. Qua Prologo e Nello stanno organizzando in collaborazione con il comune, che effettivamente vedo che sta rendendo frizzante questa bella località, queste iniziative che effettivamente fanno festa, danno la possibilità alle persone di girare, di stare qua piacevolmente in questo splendido
porto la ricchezza per tutta l'area, quindi complimenti per tutto quello che state facendo, perché effettivamente fa il lustro a tutta l'area ionica e tennea. Bene. Grazie al dottore Laspino. E niente, incominciamo subito, quindi la prima botta è pronta, la prima squadra pure, quindi lascio la parola a Piero Reni. Allora, io vorrei ricordare ancora una volta che per motivi di sicurezza dovete stare tutti sul marciapiede, proprio per, anche perché non abbiamo alcuna assicurazione, nessuno prenderà delle pensioni di invalidità. Vorrei, nell'attesa che inizi la prima manche, la prima batteria, vorrei ricordare che questa sera ad aprire la manifestazione è stata l'associazione Musici e Sbandieratori Leoni Reali di Camporotondo Etneo. Avremo modo durante la serata di sentire il loro presidente, il dottor Massimo Sanfilippo, che ci racconterà un po' quella che è la storia di questa associazione dei Leoni Reali di Campo Rotondo Etneo. Intanto io direi di iniziare la prima manche cronometrata con il Borgo La Torre. Ricordo ancora una volta che per motivi di sicurezza dovete stare tutti sul marciapiedi, onde evitare che salti qualche piede. Allora possiamo? Attenzione, 3, 2, 1, via! Nell'attesa intanto che venga completato il giro, vorrei ricordare anche coloro i quali hanno aiutato a far sì che questa manifestazione venisse ripetuta nuovamente. Parlo degli sponsor, che sono il Puzzle Pub di Riposto, Fisiomed Riposto, Trattoria Maricrio Riposto, Ristorante Astemio Riposto, Geoart di Alfio Calabrò, sempre Riposto, Pasticceria La Rotonda Riposto, Panificio Guidi Riposto, l'edicola di Massimo Bellini a Riposto, Bar Saint Pierre e Riposto, Comig SRL Riposto, Lizio Marmi SRL di Riposto, Riposto Pesca SRL, B&B Sicilia Etna Mare sempre Riposto, Ristorante L'Anfora, Etna Wine dei Fratelli Grasso, Chiosco Maria Madonna della Lettera, CM Sport, San Giorgio Distribuzione, Azienda Allianz RAS di Barbagallo e Scuto Tecnologie e Servizi di Acireale. Attenzione a coloro i quali passeggiano sulla pista, vi potete ricogliere a casa senza iambe. E bravo Pio Mammino che ha iniziato questa manche rappresentando il Borgo La Torre. Intanto io prego quelli della giuria di venire a riferire il tempo che ha impiegato. Allora possono intanto prepararsi la squadra che rappresenta il Borgo di Pagliara, che sarebbero i fratelli Messina, Provvi e Gianpietro. Allora, il primo giro, 1 minuto e 32 secondi. Adesso c'è il Borgo Pagliara,
dei fratelli Messina. Attenzione al mio via. Però allora 3, 2, 1, via! Stefania, mi dai l'ora che... In merito al pari delle botte, dicevamo che era, è giunto alla 12ª edizione. Vorrei ancora ricordarvi proprio che il pari non si è fermato solo a Riposto, ma è uscito addirittura fuori dalla Sicilia. Infatti i nostri ragazzi hanno partecipato al pari delle botte nazionale, giungendo anche terzi nella tappa di Lanuvio, vicino Roma. E inoltre sono stati anche partecipanti ad un'altra tappa, che è stata quella di Velletri. Per quanto riguarda invece la Sicilia, ricordiamo che l'anno scorso è stata la vittoria a Castello Umberto e un secondo posto è stato invece all'Eno Etna di Santa Venerina. Ecco, pare che anche la seconda manche è volta alla fine. Un minuto e 34. Terza manche. Coloro che rappresentano il borgo di Atareggio, Venerando Patti e Giovanni Testa. Attenzione, ricordo sempre di non sostare nessuno nel circuito pena la rottura delle gambe. Al mio 3, allora attenzione, 3, 2, 1, via! Un'altra cosa che voglio ricordarvi, io purtroppo sono come i sacerdoti che fanno le prediche, aggiungono sempre, vorrei ricordare intanto che la manifestazione del palio delle botte di Eustachio quest'anno è stata inserita nella serata finale della 16ª edizione della Festa del Pesce, un'altra kermesse molto importante qui a Riposto, che ha portato veramente momenti speciali, momenti particolari e grande folla. Noi avremo questa sera anche l'opportunità sicuramente anche di sentire il presidente dell'associazione EFATA, che cura e che è stata proprio l'artefice di questa Festa del Pesce. Se troviamo qui nella zona anche Domenico Di Martino, avremo anche l'opportunità di sentire la sua voce. E vorrei ricordare anche che stasera hanno aperto la manifestazione l'associazione Musici e Sbandieratori Leoni Reali di Campo Rotondo Etneo, con il loro presidente, il dottor Massimo San Filippo, che io chiederei eventualmente di salire qui sul palco e rappresentare proprio la sua associazione. Anche la terza manche è giunta qui al termine. Vediamo con quanto tempo. Allora 1:26. Questa è la finale a 3. Allora adesso è la volta della squadra che rappresenta
Amatrici, i fratelli Venuto, Gaetano e Isidoro. Liberiamo la pista, levate Mammenzi Pere. Allora, se siamo pronti, 3, 2, 1, via! Ricordiamo i nostri sponsor, Pazza e Pub, Trattoria Maricrino, Ristorante Astemio, Geoarte di Alfio Calabro, Pasticceria La Rotonda, il Panificio Guidi, l'edicola di Massimo Venini, Bar San Pier, Comic SRL, Vizio SRL, Riposto Pesche SRL, B&B Sicilia Etnamare, Ristorante L'Anfora, Etna Wine dei Fratelli Grasso, il chiosco Madonna della Lettera, GM Sport, San Giorgio Distribuzione, Agenzia Allianz RAS di Barbagallo e Scuto Tecnologie e Servizi di AC Reale. Siamo giunti anche a questa, alla finale di questa manche cronometrata. Un minuto e 13. E concludiamo questa prima batteria di manche con l'ultimo borgo, che è il borgo Scariceto, rappresentato da Leonardo Grasso e Giusy Cristaudi. Attenzione che passa l'ambulanza. Preghiamo tutti i signori spettatori di non accalcarsi qua. Non voluto un urlo, non vi preoccupate. Va bene, tutto a posto. Thank you.
Di fronte al palco in destra. Bello. Se tu mi assicuri intanto che non c'è nulla di grave, perfetto, va bene. Non muore Pio, va bene, dai. Ivan è... Peccato. Pietro. Pietro. Si può cercare Ivan alle 8 col microfono. Ivan Leotta, lo puoi venire qua. Ivan Leotta, per favore, desiderato qui ai piedi del palco, grazie. Adesso intoniamo, vorrei come termine. Una comunicazione di servizio, e sono state trovate delle chiavi di una macchina. Chi è che ha smarrito le chiavi di una macchina? Lì al banco, nella cassa dove c'è la vendita per i biglietti del pesce. E comunichiamo anche lo smarrimento di una bambina, la piccola Angela Sorpello, così mi hanno detto, è pregata di recarsi qui dove c'è il palco. Guarda, mi ha avuto, bravo. Guarda, mi ha avuto.